Allora, bene, vediamo oggi un discorso che riguarda il costo di costruzione, le urbanizzazioni primarie e secondarie, cioè tutto quello che normalmente in gergo viene definito come tutto quello che gravita sul discorso Bucalossi. Lo vediamo così come previsto dalla legge, sempre la legge urbanistica della Regione Umbria, numero 1 del 2015. Allora, per prima cosa definiamo quali sono le urbanizzazioni primarie. Le urbanizzazioni, abbiamo detto, sono di due tipi: urbanizzazione primaria e urbanizzazione secondaria. Questo è un argomento che è stato già affrontato in passato. Allora, le urbanizzazioni primarie sono proprio i servizi essenziali necessari per poter permettere la realizzazione o costruzione di edifici di abitazione o edifici in generale. Allora, ovviamente, il primo sono le strade necessarie per poter arrivare ai lotti edificabili, gli spazi per i parcheggi. Ovviamente tutto quello che riguarda le condotte per gli scarichi delle acque, quindi diciamo fondamentalmente le fognature, quindi le reti idriche per l'erogazione dell'acqua, le reti per l'erogazione dell'energia elettrica, le reti per l'erogazione del gas e le reti telefoniche. Quindi questi sono proprio tutti i servizi minimi necessari per un'abitazione. Oltre a questo, nelle urbanizzazioni primarie rientrano pure le pubbliche illuminazioni degli spazi comuni e gli spazi di verde attrezzato. Queste sono tutte opere che rientrano nella classificazione dell'urbanizzazione primaria, quelle proprio strettamente necessarie. L'urbanizzazione secondaria invece principalmente sono i servizi a supporto di un determinato insediamento. Allora, quali sono questi servizi? Li trovate elencati qui: asili nido, scuole materne, scuole in generale, mercati di quartiere, delegazioni comunali, quindi edifici pubblici, chiese o edifici religiosi, impianti sportivi, centri sociali e aree verdi di quartiere. Va bene, queste quindi diciamo che fondamentalmente le urbanizzazioni primarie sono tutti i servizi minimi necessari per poter permettere di poter utilizzare una determinata abitazione. Quindi è chiaro che un'abitazione senza una strada che arriva, senza la fogna, senza luce, acqua, gas, telefono, è impossibile, diciamo così, utilizzarla. Le urbanizzazioni secondarie invece non sono quelle proprio strettamente necessarie al funzionamento minimo dell'abitazione o dell'edificio in generale, ma sono tutti i servizi necessari per una vita sociale minima. Quindi riguardano le scuole principalmente, mercati, chiesa, impianti sportivi, verde e quant'altro. Allora, tutte queste urbanizzazioni primarie e secondarie, come abbiamo detto altre volte, come vengono e da chi vengono realizzate? Vengono realizzate, diciamo, dall'amministrazione comunale con quali soldi? Con i contributi che dovrà versare chi è interessato a realizzare un determinato edificio. E questo era chiamato la Bucalossi, perché la legge Bucalossi è una legge che è stata fatta in passato. Bucalossi era il politico che l'aveva, diciamo così, redatta, che trovava un meccanismo per poter finanziare questo. E la legge Bucalossi adesso di fatto è superata, ma la legge nuova, nel nostro caso parliamo della legge della Regione Umbria, di fatto ha dei meccanismi o dei concetti di fondo analoghi. Allora, quello che si paga quando viene ritirato un permesso di costruire, oppure come abbiamo visto anche in alcuni casi dalla SCIA, si chiama contributo di costruzione. Il contributo di costruzione è, diciamo così, suddiviso in due parti. Una parte sono gli oneri di urbanizzazione e una parte è proprio il contributo vero e proprio sul costo di costruzione. Allora, le urbanizzazioni vere e proprie quindi sarà, diciamo così, una percentuale che verrà pagata in base alla cubatura, in base ai metri quadri che vengono realizzati per finanziare le urbanizzazioni primarie e secondarie. Questa è, diciamo, la prima parte. E la seconda parte invece, dicevo, è un contributo sul costo di costruzione. Questa di fatto si configura, anche se non è esatto dal punto di vista giuridico, però come una vera e propria tassa, nel senso che fondamentalmente non serve per finanziare le urbanizzazioni, ma è una tassa, insomma, fatta a tutti gli effetti. E questo come si fa? Si paga il contributo sul costo di costruzione varia tra il 5 e il 20% del costo di costruzione. Normalmente il 5% dipende dalle tipologie, dalle costruzioni, dalla destinazione, dall'ubicazione, eccetera, però normalmente per le prime abitazioni è il 5%. Quindi fondamentalmente io vado a realizzare un nuovo edificio di abitazione, dovrò pagare una percentuale del costo per le urbanizzazioni primarie e secondarie e poi dopo dovrò pagare il 5%
tra il 5 e il 20% massimo del costo di costruzione come seconda parte di questo contributo. Come vengono determinati questi costi? E nella Regione Umbria ci sono una serie di tabelle parametriche che vengono aggiornate dalla Regione Umbria, in cui normalmente viene stabilito, soprattutto per quello che riguarda il costo di costruzione, ci sono delle tabelle che definiscono, a seconda di una serie di parametri, quant'è il costo di costruzione a metro cubo o a metro quadro di una determinata abitazione. Con queste tabelle si definisce il costo indicativo e su questo si applica la percentuale. Normalmente per le ristrutturazioni, invece, per alcuni tipi di ristrutturazione, è necessario redigere un computo metrico estimativo dei costi di costruzione, quindi dei costi ulteriori, ovviamente. Se io faccio una ristrutturazione, dovrò la maggior parte dell'edificio già esistente, quindi pagherò il contributo sul costo di costruzione per le nuove opere che vengono realizzate. In questo caso è necessario redigere un computo metrico. E anche per gli oneri di urbanizzazione ci sono delle tabelle parametriche che in base alle superfici definiscono quant'è la percentuale che deve essere versata. Questo è il meccanismo generale, poi dopo la legge della Regione Umbria prevede inoltre casi di esonero o di riduzione per casi particolari.